Bentornati un minuto a 5 stelle, un minuto alla settimana per raccontarvi un po' cosa è successo durante la settimana, cosa che la gente non vi racconta. Dopo Rimini, che dire? Siete dei grandi. Io vi ringrazio, mi avete commosso, mi avete fatto sentire il vostro calore, il fatto che mi volete bene. Io non so che cosa dire, sono rimasto senza parole. Alcuni di voi mi hanno scritto messaggi, mi hanno fatto venire la pelle d'oca. Ho sentito in loro la gioia, la rabbia, la forza. Essere nel Movimento 5 Stelle non significa essere soli. Anche su quel palco ero da solo, ma ero con tutti voi. Io volevo ringraziare anche certi messaggi che non ho potuto ringraziare, penso di avervi ringraziati tutti. Anna, Roberto, Rosi, Adriano, mi hanno fatto recapitare nella posta ieri messaggi come questo. Una persona per bene. Tutti noi 5 Stelle siamo delle persone per bene e io sono sicuro che con i messaggi vostri mi fanno capire che siamo nella direzione giusta. Continuiamo così, non ci fermerà più nessuno. Cosa succede durante la settimana in Parlamento? I partiti si intascano illegalmente e non era loro diritto 45 milioni di euro senza giustificazioni. Cioè, 45 milioni di euro sono i rimborsi elettorali che i partiti dovrebbero prendere. Chiaramente, però, mostrando le pezze giustificative, come voi, per esempio, chiedete dei rimborsi, dovete dimostrare nell'azienda oppure nella pubblica amministrazione che quei soldi li avete spesi. Loro se li intascano senza dimostrarlo. Hanno fatto una legge ad hoc, l'hanno fatta velocemente, quindi questa volta il Senato non ha fermato nessuna legge, non è stato un inceppamento. Guarda caso, quando vogliono farsi le leggi, il Senato va bene. Tutti se li sono presi i rimborsi elettorali, fuorché il Movimento 5 Stelle. Ci vediamo fra una settimana. Ciao.